Licheri ha facoltà di intervenire se ritiene. Grazie Presidente. Senatore Zanettin, lo volete cambiare questo paese, lo volete ammodernare, lo volete rendere rivolga più pure a me se preferisce. Agli occhi degli osservatori internazionali, queste sono le occasioni. Affermo innanzitutto sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia e che anzi per scrupolo ho chiesto ai miei avvocati di verificare che non ci fossero dubbi in proposito, ho anche estratto il certificato dei carichi pendenti, questa è la credibilità di un paese. Quel certificato che aveva in mano era vecchio di 6 mesi. Era un certificato che risaliva al novembre del 2022. Allora ha mentito sapendo di mentire? Ciascuno la pensi come vuole, ma quella donna che sventolava quel foglio quel pomeriggio qui in Senato, agli occhi, senatore Zanettin, dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, non appariva come una ministra della Repubblica, piuttosto come una maschera. L'avete visto tutti, una maschera a metà tra quella di Pulcinella, no? Quella che cercava di fare il fesso per fare fessi gli altri, oppure Arlecchino, il campione di mille capriole. E non è vero che non è successo nulla, senatore Zanettin, perché nel frattempo sono passate 3 settimane, sono arrivati gli avvisi di garanzia, sono arrivati nuove indagini giudiziarie, sono arrivati particolari dettagli sui bilanci di quel colossale crack finanziario. Non è vero che non è successo nulla. E oggi che ci troviamo sempre quella maschera sbiadita, quella maschera di un Pinocchio schiacciato dal castello delle bugie che si è voluta costruire davanti ai suoi ex dipendenti e davanti agli italiani. Questa è la verità. Questa è la verità. Ma noi non vi parleremo di certificati penali, di vicende giudiziarie, di perquisizioni, di sequestro, perché l'opportunità politica e le vicende giudiziarie sono due cose completamente separate, perché l'opportunità politica vale e prevale su tutto, perché l'opportunità politica è il rispetto per l'immagine, per il decoro, la reputazione del proprio paese, il rispetto delle istituzioni, l'osservanza dei principi dell'articolo 54 della Costituzione. Non vi parleremo di avvisi di garanzia. Colleghi della maggioranza, concludo Presidente, guardate, è sbagliata la vostra scelta di rifugiarvi dentro la vostra casa delle libertà, sbarrare le finestre e non vedere quello che è successo. È assolutamente sbagliato considerare il mandato ministeriale il potere e le dimissioni al mandato ministeriale la rinuncia al potere. Voi ci dite in quest'Aula: noi non possiamo rinunciare al potere perché noi siamo stati eletti dalla gente. Ma il voto degli elettori non è un salvacondotto, un lasciapassare per fare tutto, su tutto e per tutto. È sbagliato questo vostro concetto di potere. E allora cosa resterà al termine della votazione che ci accingiamo a fare? Resterà una ministra dello Stato che allo Stato deve 1.200.000 euro di tasse non pagate, e resteranno i suoi dipendenti, resteranno i suoi fornitori finiti a gambe all'aria sulla strada. E se volete continuare a ridere, ridete pure, pagliacci. Vi prego, senatore Licheri, poteva risparmiarsi l'offesa ai suoi colleghi. Silenzio, per favore. Silenzio, per favore. Senatore Licheri, la richiamo su questo termine che ha usato nei confronti di tutti. Va bene, va bene. Peraltro nessuno aveva disturbato il suo intervento. Va bene. Vabbè, vabbè, vabbè. Senatrice Vincenza Rando. Allora, collega, credo che ciascuno porta la responsabilità di ciò che dice. Non c'è bisogno del suo commento. Senatrice Rando.